L'innovazione oggi è collaborazione. Viviamo un'epoca bellissima sotto questo punto di vista, perché le aziende si stanno aprendo appunto un paradigma open, esponendo dati e servizi per integrazione e collaborazione con partner e altre aziende. È il caso, ad esempio, di tutta la tematica del traceability nel retail, è tutta la tematica della smart mobility, delle smart city, degli open data. La stessa cosa sta chiaramente avvenendo nel settore assicurativo e bancario. L'open banking, per primo, ha aperto i dati e i servizi delle banche a tutta quella che è l'esplosione dell'ecosistema fintech e quindi nuove realtà che in modo creativo integrano i servizi delle banche per creare nuove proposizioni a valore aggiunto. La stessa cosa sta avvenendo sempre di più nel settore assicurativo, dove le assicurazioni creano ed espongono dati e servizi in quello che è il paradigma open insurance che si sta anche strutturando a livello europeo come standard di settore. Le compagnie, appunto, stanno costruendo in questi anni, e tutte vediamo, stanno costruendo in questi anni, delle piattaforme che vanno ad appoggiarsi sopra i sistemi interni tradizionali per creare quindi uno strato che esponga i dati e i servizi in maniera semplice e sicura per aprirsi quindi alle partnership e al mondo dell'omnicanalità. Stanno razionalizzando i propri servizi, le proprie proposizioni, i propri processi in mattoncini riutilizzabili, scalabili, evolvibili. E stanno permettendo di esporre dati in tempo reale H24 7 su 7. Tutto questo serve a colmare, diciamo, quel digital gap tra quindi sistemi interni e tutta quella che è l'omnicanalità, le partnership e tutte le sfide business del settore assicurativo. Facendo un passo indietro, però, proviamo a fare uno zoom out. Le compagnie stanno lavorando a costruire la loro piattaforma. Ma allo stesso tempo la stessa cosa la stanno facendo tutte le altre aziende, come dicevamo, in tutti i settori. Nascono così quindi questi ecosistemi di cui parlavo prima, in cui le piattaforme di ogni azienda e di ogni compagnia dialogano, parlano e si vanno a integrare in modo sinergico con le piattaforme delle altre realtà. La compagnia assicurativa sta facendo la sua piattaforma, la banca sta facendo la sua piattaforma e nasce così la banca assicurazione, ma anche altre big corporate stanno facendo la loro piattaforma e quindi nascono integrazioni, non so, sulle polizze collettive. E allo stesso modo la compagnia va ad agganciare i servizi di altre piattaforme, data provider, IoT provider, e questo ecosistema cresce sempre di più con l'agganciarsi di altre aziende, altri ecosistemi. E questo è il bello della nostra epoca, quindi la capacità di avere creatività oggi permette di costruire nuovi ecosistemi a valore aggiunto, attingendo dalle varie aziende e costruendo piattaforme nuove. Torniamo un attimo alla nostra compagnia, quindi si sta focalizzando e abbiamo visto che si stanno costruendo tutte la propria piattaforma. Chiaramente ci sono oggi delle sfide che le compagnie stanno affrontando e stanno cercando di superare. Quindi l'aprirsi vuol dire tematiche di sicurezza, tematiche di scalabilità dei sistemi. L'aprirsi, aprire dati e servizi porta a tematiche appunto di gestione dei dati, perché i dati sono distribuiti nei vari sistemi gestionali sottostanti e quindi c'è una difficoltà a volte nell'integrazione, quindi una lentezza e dei costi alti di integrazione. Le tematiche quindi di integrazione cloud portano anche tutte questioni e sfide dal punto di vista di competenze all'interno dell'IT e del business dell'azienda. Mia Platform che cosa fa? Mia Platform oggi accompagna le aziende in tutti i settori e in particolare siamo esperti nel settore assicurativo e quindi accompagniamo le compagnie assicurative a costruire la loro piattaforma, appunto API per esporre facilmente dati e servizi, ad aggregare i dati provenienti dai sistemi sottostanti e a costruire mattoncini come fossero mattoncini Lego di processi e servizi da poter velocemente aggregare insieme ed esporre ai partner e alle aziende, come dire, di questo ecosistema. La bontà della nostra proposta, come dire, si vede, viene certificata dai numeri. Siamo una delle aziende a più rapida crescita a livello europeo, siamo nella top 10 delle aziende IT a più rapida crescita a livello europeo. Analisti stanno studiando, hanno studiato i nostri casi valutandoli con bontà, e quindi il Politecnico di Milano ha studiato i nostri casi. Gartner ci ha citato già in diversi report e siamo stati nominati Cool Vendor quest'anno proprio in questo genere di tecnologie e architetture. Ma la cosa che certifica ancora di più la bontà della nostra proposta sono, come dire, la testimonianza viva delle piattaforme realizzate dai nostri clienti con il nostro contributo. E quindi la piattaforma, ad esempio, di Cattoliche Assicurazioni, dove tutti i servizi digitali sono realizzati in questo modo.
e la piattaforma invece di Helvetia, che invece è partita più dall'esposizione di dati in tempo reale, e da lì ha arricchito con tutti i propri servizi. Per cui oggi l'innovazione è proprio questo: costruire ecosistemi e sempre di più aprire dati e servizi per un mondo innovativo e creativo. Grazie.